Buongiorno a tutti, buongiorno avvocato, e siamo qui per la serie delle interviste dell'ANAMEC, promosse dall'ANAMEC, dell'Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali. Abbiamo il piacere, l'onore di avere qui con noi l'avvocato Lucilla Anastasio, che è stata così disponibile da darci parte del suo tempo. E la ringrazio ancora anche da parte È dell'ANAMEC. un piacere per me. Iniziamo con una breve presentazione dell'avvocato. È un avvocato del Foro di Roma, responsabile della Commissione Famiglia e mediatore familiare e avvocato collaborativo. Inoltre è presidente dell'ANAMEF, che è l'Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari. Quindi vorrei iniziare adesso con le domande. Una prima domanda, quella che mi ha colpito di più, è questo avvocato collaborativo, questo collaborative lawyer. Collaborative lawyer, Esattamente. yes. Yes. E quindi che mi riporta a origini sicuramente anglosassoni, americane, eccetera. E quindi le volevo chiedere subito che cosa si intende per diritto collaborativo e quali sono le differenze e i punti di contatto con la mediazione familiare. Allora, intanto io partirei da un importante presupposto. Il ruolo dell'avvocato, il ruolo dell'avvocato nella famiglia. Amo definirmi avvocato della famiglia perché l'avvocato ha un ruolo determinante, è il primo interlocutore della persona in difficoltà che ha bisogno di separarsi o divorziare o qualsiasi tipo di problema. Quindi il ruolo dell'avvocato è determinante per avviare le persone verso un percorso piuttosto che un altro, no? Quindi è fondamentale, di vitale importanza, il ruolo e quindi la formazione dell'avvocato della famiglia che deve conoscere i diversi percorsi per poi indirizzare le persone e nel posto più adatto, diciamo così, no? Effettuare un percorso. A volte sono percorsi dolorosi come quella della mediazione familiare, perché sappiamo che il diritto collaborativo nasce in America, nel 1989, brevi cenni, ad opera di un collega statunitense, appunto, che si occupava di separazioni e divorzi, e scrive una bellissima lettera a un giudice dicendo che forse era il caso di affrontare queste questioni in un diverso modo, in un approccio di collaborazione appunto fra varie figure che dovevano orbitare nelle questioni di famiglia, proprio perché è necessaria questa interdisciplinarietà. Nella interdisciplinarietà ravvisiamo varie figure, oltre a quella dell'avvocato, un eventuale mediatore familiare, uno psicologo, un fiscalista e così via, a seconda delle necessità. Quindi cos'è il processo collaborativo? Non è nient'altro che a parte che fanno parte di una rete, questi avvocati che vengono detti avvocati collaborativi. Noi in Italia abbiamo l'Istituto Italiano di Diritto Collaborativo, dove ci sta un elenco di cui faccio parte. Ovviamente ci siamo formati con i colleghi statunitensi, adesso in Italia sempre di più ha preso piede, lo stiamo divulgando su tutto il territorio, anche Milano è una grande realtà, Roma è diventata una grandissima realtà. Ci si forma proprio per affrontare in maniera diversa, più completa, più compiuta, le questioni di famiglia. Che cosa vuol dire questo? Che l'avvocato collaborativo si impegna insieme al proprio assistito, e quindi l'importanza di avere un interlocutore che è anch'egli collaborativo, e dove ci si prende un impegno di svolgere le trattative appunto per raggiungere un accordo condiviso, consapevolmente condiviso in tutte le questioni che attingono al diritto di famiglia, in maniera trasparente, senza pregiudizi. C'è un impegno proprio formale, scritto. Diciamo che il diritto collaborativo, per farvi capire, è un po', sono le gambe della negoziazione assistita. Però la negoziazione assistita, il modello italiano, è quello che è stato, diciamo, promosso alla stregua del modello francese.
diciamo così. Invece il diritto collaborativo fa capo al modello statunitense e quindi c'è un accordo vero e proprio, per esempio io, avvocato di diritto collaborativo, che porto, diciamo, faccio delle trattative insieme all'altro collega, sempre collaborativo, abbiamo l'impegno solenne, poi nel caso in cui non si arrivasse a raggiungere un accordo pienamente condiviso, abbiamo l'obbligo di rinunciare a futuri ed eventuali giudizi di fronte al tribunale o alle varie corti. Quindi questa è la differenza sottile con la procedura di negoziazione assistita. Va bene, credo, spero di essere stata chiara, comunque poi può farmi altre domande. Io preferirei che ci dessimo del tu, siamo due colleghe. Grazie. Se vuoi. Facile la comunicazione, sicuramente. Sì. Ecco, la differenza col mediatore familiare mi chiedevi, no? Allora, sì. Se il mediatore familiare è una figura terza, quindi sono, diciamo, la mediazione familiare è annoverata in maniera erronea tra le procedure alternative al giudizio, ma non è così, perché è una procedura, un processo, diciamo così, un percorso definibile più percorso, alternativo non al giudizio, ma complementare al giudizio. Perché la mediazione familiare può intervenire anche nel corso di un giudizio, può essere endo e fuori dal processo, no? Dentro e fuori. E quindi ci si può rivolgere al mediatore familiare anche, non so, in casi di disaccordo familiare, questioni di successione, infatti esiste anche, no, i vari tipi di mediazione, per cui c'è questa familiare. La mediazione familiare non è altro che una figura terza che può essere, viene proprio una professione vera e propria in base alla normativa UNI, è stata riconosciuta, alle professioni non riconosciute, quindi è una professione a tutto campo, ed è un terzo neutrale che cerca attraverso tutta una serie di procedure che ha acquisito, dei meccanismi che ha acquisito, delle conoscenze che ha acquisito in una formazione particolare che, guarda, dura 200, solo 240 ore e poi oltre altre 60 di supervisione. Quindi chi raggiunge l'obiettivo di essere, di diventare mediatore familiare ha fatto un percorso di lacrime e sangue. E ti dico questo, sai perché? Perché chi diventa mediatore familiare si deve proprio sporcare le mani, deve entrare dentro alle relazioni affettive e deve saper conoscere anche di se stesso, perché il percorso che noi abbiamo fatto, quello per arrivare ad essere mediatori familiari, mette in discussione anche la nostra persona e la nostra personalità. Quindi niente a che vedere né con l'avvocato, né con lo psicologo, né con un'altra figura, è una figura a parte, è una figura che cerca di mettere insieme le parti contrapposte, gli utenti, perché noi non le chiamiamo parti, le parti sono parti di un giudizio, no? Quindi l'utenza si rivolge, le persone, quindi a ritrovare, a riaprire il canale di comunicazione che si è interrotto con la separazione o il divorzio o qualche problema che li prende e li occupa. Questo mi sembra che sia stata esaustiva, quindi spero. Dimmi pure, comunque. Una seconda domanda è forse ripetitiva, però accennare ancora, proprio delineare bene il ruolo del mediatore e il ruolo dell'avvocato della famiglia, ancora più, diciamo, nei particolari. Allora, io intanto invito tutti i colleghi che si occupano di questa materia a formarsi in maniera veramente rituale, cioè stare sempre diciamo con attenzione sulle modifiche, sugli aggiornamenti, e formarsi e studiare e cercare di essere, di interfacciarsi con altre professionalità. Questo è il segreto per essere, secondo me, un buon avvocato, un attento avvocato della famiglia. Il diritto di famiglia abbraccia troppe, troppe materie, vogliamo dire, perché ci sono, l'avvocato della famiglia deve sapere di tutto,
no? Locazioni, società e quant'altro, insomma tutte le problematiche anche a livello fiscale, ma deve avere anche la capacità di interfacciarsi con le altre professionalità, quindi deve capire, comprendere se è preparato, se è formato, quale percorso è più adatto. Il primo interlocutore, ripeto, è sempre l'avvocato per le persone in difficoltà, no? Quindi noi abbiamo non solo una grande responsabilità, ma abbiamo anche oggi una grande opportunità, che è quella della negoziazione assistita, per poter accompagnare i nostri assistiti nel percorso doloroso della separazione e del divorzio. Quanto al mediatore familiare, io ritengo che sia, non è che la chiave di volta di tutte le situazioni, è evidente, però può essere un buon momento di riflessione e di approfondimento del conflitto, cioè entrare nel conflitto e cercare di superarlo per... Di solito noi mettiamo, si fanno questi percorsi in caso di conflitto per tutelare i minori, perché ovviamente se si è, non esistono buoni e cattivi genitori, però esistono genitori che litigano e genitori che non litigano. I genitori che non litigano forse sono più propensi ad ascoltare le esigenze dei figli, di accompagnarli, di tutelarli, di garantirgli serenità e benessere. Genitori in conflitto questo non riescono assolutamente a farlo ed anzi fanno esattamente il contrario. Quindi noi lavoriamo sulla genitorialità, quindi per cercare di superare il conflitto e andare quindi pensare al futuro e alla riorganizzazione delle relazioni familiari. Questo deve fare il mediatore, non deve dare soluzioni, deve saper ascoltare e deve saper trovare la chiave d'ingresso fra i due per riaprire la comunicazione. Questo è il compito del mediatore familiare. L'avvocato non entra nella stanza della mediazione e neanche il giudice, ed è questa la peculiarità, perché tutto ciò che avviene nella stanza di mediazione rimane segretato. Quindi il giudice saprà o che è andata a buon fine o che non è andata a buon fine. Non si redige una relazione e nel caso in cui le persone che si sono rivolte al mediatore familiare riescano a trovare un accordo consapevolmente condiviso, si redige una sorta di memorandum, diciamo così, e che si porta ai rispettivi avvocati, i quali dovranno poi trasfonderlo in un ricorso e presentarlo nel caso in cui ancora non si sia attivata una procedura di separazione consensuale, viceversa nel corso del giudizio presentarla per dirimere la vicenda. Perfetto, quindi un compito abbastanza arduo e delicato, no? Molto, il compito del mediatore familiare è molto molto particolare. Io vorrei dire che sono molto felice perché abbiamo aperto come responsabile della Commissione Famiglia e come responsabile dell'organismo di mediazione familiare, abbiamo aperto come Ordine degli Avvocati di Roma un organismo per la mediazione familiare. Ed è attivo e funziona, e gli avvocati adesso con questo lockdown, diciamo, c'è stata una sorta di fermo purtroppo, ma vedo che molti avvocati, ma anche l'utenza stessa, ha bisogno e si rivolge spesso per avere informazioni e per capire di cosa si tratta. Quindi devo dire è un merito del nostro ordine che rappresento anche in questo momento, e sono felice di aver attivato io questa iniziativa. Benissimo, complimenti. E la terza domanda, che poi è un po' il discorso che avevamo già affrontato, la interdisciplinarietà, no? Che è una parola che ormai si usa tantissimo anche nel mondo del lavoro. E quindi io ti volevo chiedere proprio la necessità dell'interdisciplinarietà, del ruolo dell'avvocato della famiglia e del mediatore. Sì, come hai detto bene, è importante, no? È importantissimo. Io devo veramente porre l'accento su questa questione, perché un tempo l'avvocato, diciamo che era una figura che racchiudeva tutte queste professionalità, no?
Anzi, oso dire che il diritto di famiglia era considerato figlio di un dio minore, perché non c'era tutta questa attenzione che oggi abbiamo tutti su queste questioni. Forse diciamo che il legislatore ha messo delle pezze a colori, quella che non ha mai fatto una riforma vera, strutturata, diciamo adatta a tutte le situazioni, è un po' frammentaria, no? Vedi che ogni tanto si mette i figli naturali, equiparare i figli legittimi, poi l'ordine di protezione, poi ci infiliamo pure la mediazione familiare che non si sa mai, non guasta, ma buttata lì che non si sa, non è regolamentata a livello nazionale. Insomma, diciamo che qua e là a random si fanno degli interventi per supplire le lacune, ma vediamo che è un sistema che non è, diciamo che è un po' deficitario, malgrado gli sforzi di tanti operatori, sia giuridici che psicosociali, perché io, ovviamente, come tutti noi che abbiamo a che fare, conosciamo le realtà e ci sono delle realtà che sono assolutamente inadeguate, come tante realtà che invece, nonostante le difficoltà, lavorano a testa bassa e cercano di portare avanti e di risolvere tanti problemi. Quindi mi rivolgo anche ai giudici, tanti giudici illuminati, avvocati, operatori del socio, del psicosociale. Quindi insomma ci sono tante persone che lavorano seriamente e anche facendo a volte più di quello che viene richiesto e questo è encomiabile. Quindi diciamo che oggi invece la figura dell'avvocato della famiglia è una figura determinante, importante, perché intanto nei nostri studi raccogliamo tutto il malessere, tutto il dolore, no? E dobbiamo essere capaci, dobbiamo leggere quel dolore e cercare di intraprendere il percorso più adatto. E già questo è un lavoro che un avvocato strutturato deve essere capace di fare. Quindi io, diciamo, sono un po' preoccupata per chi approccia al diritto di famiglia pensando che è una fonte di reddito, piuttosto che pensare che sono questioni facili da risolvere. Ma chi si occupa, diciamo, a tutto tondo della materia sa che poi queste questioni, se un po' raffazzonate, un po' rabberciate, poi si ripropongono perché non sono consapevolmente raggiunti gli accordi, no? E quindi è bene a volte, ma no, non sempre, inserire altre figure, quindi il mediatore familiare, ma mi rivolgo anche alla nuova figura del coordinatore genitoriale, anche quella a volte può essere determinante, no? Però è tutto molto frammentario, molto così, è come se fosse, non so, vogliamo essere, fare un paragone culinario, è quando la maionese si sfascia perché non la giri, la giri, la giri, però impazzisce perché non diventa né maionese. Diciamo, è un paragone un po' così, un po' da, no? Però per far capire che a volte le situazioni non riescono a trovare il giusto percorso. Ecco, anche a volte in tribunale, no? Si va di corsa. I giudici devono decidere in 5 minuti quello che è la vita delle persone. Noi, gli avvocati, negli nostri studi li ascoltiamo, li teniamo ore e ore, ci raccontano e riusciamo a malapena a comprendere quello che c'è dietro. Quindi pensa, insomma, un giudice in 2 minuti quello che può leggere e determinare. No? Quindi le decisioni inadeguate sono spesso ricorrenti. Sì, infatti purtroppo, a parte che è diciamo, la famiglia è un relativo fenomeno sociale abbastanza recente, quindi come dicevi tu, la forma. Diciamo che c'è un cambiamento radicale della famiglia perché ci sono le famiglie allargate, ci sono le nuove famiglie, le famiglie arcobaleno, insomma ci sta tanto da fare, la tutela dei minori, e questo è importante, no? E quindi anche il Tribunale per i minorenni, insomma è una realtà molto particolare, difficile e anche lì si è svuotata della competenza, però ne ha
ne ha di diversa e importante. Ecco, diciamo che non c'è molto collegamento tra, incomincia ad esserci, perché per esempio per le violenze si è attivato tutta una serie, no? Io stessa ho fatto parte di questo tavolo di lavoro per la violenza, il codice rosso, tutto quello che... Però mancano i mezzi, perché il collegamento ci deve essere, c'è cioè sulla carta, ma in realtà è molto difficile perché mancano i mezzi per creare il telematico, il collegamento via internet fra le varie insomma, ci sono tanti problemi da affrontare. Sì, ma è chiaro, è una disciplina in evoluzione, deve essere anche molto flessibile, poi adesso è tutto molto fluido, no? Quindi È molto tutto più difficile, certo, per questo fermo ha creato, però devo dirti, come vedi su Roma gli sforzi sono stati straordinari. Io devo dire, non mi sento in prima persona accanto anche ai magistrati e devo dire, nonostante diciamo, la pochezza degli interventi legislativi e governativi, si è fatto quello che si è potuto, insomma, anche per il reperimento delle aule, per il distanziamento, tante cose ci sono da fare che purtroppo però rallentano una giustizia che era già in affanno, ecco, diciamolo. Non abbiamo paura di dirlo. No, questa è la conclusione. Comunque c'è una Sì. forte responsabilità individuale che magari. Però io confido nell'avvocatura, devo dire, confido molto nell'avvocatura perché è un'avvocatura che si sta mettendo spesso in discussione, che sta attivando tutte le capacità e le competenze per affrontare anche queste lacune, diciamo, sia a livello legislativo che organizzativo, logistico e organizzativo. Insomma, gli ordini stanno facendo tanto. Non voglio fare l'encomio, però diciamo che vivendola in prima persona ti assicuro che gli interventi da fare sono molteplici, tanti, 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 non si arriva spesso come si vorrebbe. Benissimo, allora io ti ringrazio e non ti Io ringrazio te. devo parlare tanto ancora, ma il tempo è tiranno come. Sì, assolutamente, io ti ringrazio e sono contenta, questo confronto è sempre secondo me necessario e spero di poter fare insieme tante cose. Benissimo, Intanto vediamo. un grazie speciale a tutti voi e un in bocca al lupo per l'ANAMEC. Altrettanto per te e per il tuo lavoro. Ti ringrazio. Grazie, grazie. Buon lavoro. Ciao, buona Anche. giornata.